Del suo curriculum, degli studi fatti, una laurea conseguita brillantemente in scienze politiche, del lavoro che svolge all'Agenzia delle Entrate, dei master, dell'impegno forte e convinto nell'associazionismo, abbiamo già parlato in occasione dell'ufficialità del suo incarico in giunta. Maruška Miša, delegata nazionale del Partito Democratico, sostenitrice da sempre delle linee politiche dell'attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi, candidata nelle liste del PD alle scorse amministrative, occupa da poco tempo la poltrona di assessore a cultura e turismo, deleghe che non sono affatto leggere, come qualcuno non troppo attento potrebbe pensare. Cultura e turismo sono fondamentali nella valorizzazione e promozione di un territorio e di una città ricca di storia, di tradizioni, di arte come il Lanciano. E non è facile stilare programmi e progetti quando le risorse scarseggiano. Ma è proprio quando i soldi non ci sono che devono viaggiare ed imporsi le idee, creando soprattutto sinergie e partecipazione. Siamo andati a trovarla nella sede del suo assessorato, proseguendo così le interviste ai nuovi componenti della giunta Pupillo. Dopo Francesca Caporale, la volta quindi di Maruška Miša. Il prossimo sarà Giacinto Verna. Anche Maruška dice di essere stata accolta bene da collaboratori e dipendenti e di essere consapevole dell'impegno assunto. Una consapevolezza in verità mostrata fin dalla sua nomina, ma si sa tra il dire e il fare, e ha già toccato con mano quanto sia complesso il suo lavoro. Questo primo mese e mezzo è stato faticoso perché l'impatto è stato forte rispetto alle molteplici realtà che sono presenti sul nostro territorio. L'assessorato alla cultura e al turismo sono assessorati sicuramente appassionanti perché questo territorio ha molto da offrire. Tuttavia c'è una realtà molto variegata, quindi c'è una presenza capillare di realtà associative, ma anche individuali, perché spesso c'è tanta iniziativa individuale che va valorizzata e di cui bisogna tener conto. Per cui in questo primo periodo la mia attenzione è stata soprattutto rivolta all'ascolto di tutti coloro che hanno qualcosa da dire sulla città. Ecco, e questo periodo di ascolto si prolungherà fino a tutto il mese di settembre, quindi fino a che non si concluderanno le feste lancianesi, proprio perché ritengo che sia importante avere una prospettiva di osservazione privilegiata. E solo le persone che hanno vissuto e hanno seguito delle realtà, anche a livello, ecco, amatoriale, e mi danno la possibilità e questa fortuna di capire, di conoscere dall'interno tutte le realtà associative che sono presenti sul territorio. Quindi massima attenzione all'ascolto. Massima attenzione dunque all'ascolto e al confronto, e sicuramente il vivere da vicino il clima delle associazioni facilita la relazione. Sì, me lo ripeto quasi come un mantra. Il fatto che io sia stata scout e che quindi abbia vissuto sin da bambina l'associazionismo mi ha dato la possibilità di adattarmi a tante situazioni diverse, difficili, spinose e spesso mi sono ripetuta ultimamente proprio questa cosa, cioè ho questo spirito di adattamento che mi aiuta ad affrontare queste situazioni di emergenza, perché chiaramente nonostante sia un assessorato ricco e appassionante, purtroppo deve fare i conti con una situazione di ristrettezza economica importante. E questo riguarda soprattutto il settore della cultura e del turismo. Tuttavia noi cercheremo di mettere in campo anche delle soluzioni per far sì che questa emergenza possa essere superata. E quindi un'attenzione importante e forte anche nei confronti dei finanziamenti europei per i quali è necessario costituire un gruppo di lavoro. E di questo vorrei investire proprio questa amministrazione, di questa necessità. E questo deve essere un modus operandi che deve riguardare tutti gli assessorati. E non è pensabile più che l'amministrazione sia una sorta di bancomat o che non abbia la possibilità di accedere a dei fondi. Lo si deve fare, bisogna assolutamente istituire un gruppo di persone, anche di volontari, volendo, adesso la dobbiamo studiare questa cosa, per dare più respiro all'attività amministrativa. Ecco, non pensi che magari con un progetto particolarmente accattivante, capace appunto di attrarre gente anche da fuori città,
si potrebbero coinvolgere gli operatori commerciali e quindi fare in modo che insomma anche loro si impegnino anche con dei contributi. Ma su questo la Regione ci ha dato parecchi spunti e ci sono dei bandi che sono anche usciti e ai quali la città dovrà necessariamente partecipare e noi parteciperemo come assessorato al turismo, anche perché tra le mie deleghe c'è anche quella ai grandi eventi, per cui è inevitabile che diciamo, ci si impegni per Sono un tipo tutti di... potrebbero partecipare, cioè Certo. non ci si può soltanto lamentare, quindi gli Certo. operatori potrebbero anche, però bisogna credere in quello che l'amministrazione, in questo caso l'assessorato il tuo, potrebbe proporre. Certo, noi già stiamo lavorando comunque con dei gruppi ad esempio con il patto territoriale, con tutti quegli attori che comunque già svolgono determinati ruoli, diciamo, di animazione sul territorio. E per cui questo impegno è prioritario rispetto a tutto il resto, quindi la capacità di attrarre a Lanciano, su Lanciano e quindi di rendere così interessante questo territorio dal punto di vista turistico. Abbiamo fatto già alcuni incontri e quindi parteciperemo a questo bando, comunque risponderemo alle proposte che ci arrivano soprattutto dalla Regione in questo senso. In tanti lamentano l'accavallarsi di manifestazioni e iniziative. Si sta pensando a una calendarizzazione degli eventi, a un ente specifico? Su tanti fronti è necessario mettere a punto un programma che sia, diciamo, che abbia una regia unica e questo dal punto di vista culturale è fondamentale, anche per dare la possibilità a tutti di esprimersi e di manifestare, diciamo, un pensiero. È necessario da più punti di vista, sia per quanto riguarda le manifestazioni annuali, sia per quanto riguarda le istituzioni che sono presenti sul territorio. Noi vogliamo che si faccia rete, che si faccia squadra e io ho già detto in un'altra conferenza stampa che non mi piace parlare di contenitori, mi piace parlare di una rete che possa contenere, ma dalla quale si possa entrare, si possa uscire. Cioè, l'importante è costruire delle connessioni. Quindi luoghi in cui non ci si scavalca, non ci si schiaccia i piedi, ma si collabori. Certo, poi c'è anche questa una collaborazione tra l'assessorato cultura e turismo con quello anche delle attività produttive, una domanda che avevo posto anche a Assolutamente, Francesca. sì, con Francesca, oltre che una bellissima collaborazione dal punto di vista così politico, professionale, sta nascendo anche una bella amicizia. E io credo che quando si creano questi legami, sia ancora più facile collaborare. Io spero e auspico veramente che in questa giunta i rapporti siano di questo tipo anche con tutta la giunta, ma ci sono già le premesse per questo. Con Francesca mi trovo molto bene perché siamo molto in sintonia. Il fatto che siano due deleghe distinte e separate è un po' una fortuna perché abbiamo la possibilità di curare ciascuna la propria dimensione. Perché la cultura deve fare la cultura, il commercio deve fare il commercio. Poi ci sono delle occasioni in cui è importante lavorare insieme. Però io per quanto mi riguarda, auspico che la cultura recuperi la sua autenticità e quindi tutti gli eventi che noi proporremo saranno culturali, saranno esclusivamente culturali. Poi ci saranno appunto dei momenti di interscambio, di collaborazione. Ma questo è necessario proprio perché noi vogliamo anche con gli operatori commerciali e economici creare uno scambio, insomma, un rapporto a doppio filo, ecco. Rispetto al turismo religioso, questo mandato è iniziato proprio con un'esperienza importante che è quella del Cammino di San Tommaso. E questa traccia un po' anche l'intenzione che è l'intenzione dell'amministrazione di costruire un ponte di tipo anche politico diciamo, con il versante ortonese. È importante costruire quindi una sorta di una comunità unica tra Lanciano e Ortona. E questo, diciamo, il turismo religioso ci può aiutare a costruire questa comunità, ma soprattutto noi dobbiamo far sì che i turisti riescano a comprendere il valore di questa città per la presenza del miracolo eucaristico e quindi non insistere, a mio avviso, esclusivamente diciamo, sull'aspetto commerciale, ma intercettare questo flusso commerciale, cioè questo flusso turistico e costruire intorno un'altra offerta, perché noi non vogliamo neanche svilire quello che è il turismo religioso. Io credo che sia degno di debba essere rispettato per quello che è.
non lo vogliamo stravolgere, ma da operatori dobbiamo sapere intercettare questo flusso. Ecco. Ma la curiosità di tutti è come si riesce a conciliare il ruolo di moglie, di madre, di tre figli, di donna che lavora con quello di assessore. Allora, se non ci fosse chiaramente una famiglia dietro che è di supporto, anche logistico, tutto questo non sarebbe possibile. Quindi io devo ringraziare tutta la mia famiglia, i miei genitori, mio marito, i miei suoceri, c'è tutta una squadra che è dedicata a questo lavoro. Però è importante, ecco, far passare anche un altro, le nonne, è importante far passare anche un messaggio nei confronti dei figli, che tutto il tempo che, magari, che viene sottratto alla loro attenzione è un tempo che sarà loro restituito in qualche modo. Quindi la mia preoccupazione è quella anche di farli partecipi di questo lavoro e di questa esperienza, che comunque considero una bellissima esperienza e molto, molto costruttiva, e anche se sofferta. Ecco, un obiettivo da raggiungere nel corso di questi anni, uno al quale tieni particolarmente? Mi piacerebbe che questa città diventasse una città a misura di bambino e di anziano e anche di disabile, perché noi abbiamo, e in maniera autocritica lo possiamo dire, abbiamo parecchie barriere architettoniche in questa città, e mi piacerebbe recuperare la bellezza della città, anche dei luoghi, quindi la fruibilità e la bellezza, quindi far sì che ogni cittadino si senta coinvolto nel rendere anche la propria casa, il proprio giardino effettivamente ed esteticamente belli. Io credo che sia un biglietto da visita, come il vestito che noi indossiamo ogni mattina. Ognuno di noi ha interesse a indossare qualcosa di bello, che ci faccia apparire come delle persone che abbiano un certo decoro, una certa dignità. Quindi anche il fatto di avere un bel parco, una zona in cui i turisti possano venire e portare le proprie famiglie e trascorrere del tempo, che consenta di abbinare la cultura alla bellezza del paesaggio. Quindi questa è a mio avviso è la priorità anche da mamma di tre bambini, che si così avverte la necessità di spazi attrezzati e di luoghi che siano esteticamente belli e fruibili, ripeto.